today. I feel like pleasing you. Come promesso da Andrea Mingardi, sono andato alla prima del suo film Bologna I Love You, al Modernissimo, ieri sera, ed è stato qualcosa di spettacolare. Lui l'aveva detto, era un enorme videoclip ed è un enorme videoclip dedicato a Bologna. Ne racconta la storia con immagini di repertorio fantastiche, interventi di tanti, e tra cui Gianni Morandi, Vito e tanti altri. E c'era tutta Bologna, anche quelli che sono andati a abitare via, come Andrea Roncato. Io ho documentato con questo telefonino alcuni di questi volti e poi l'emozionante discorso finale di Andrea. No. Cosa? Ho portato quello vero, io non conto un cazzo, il Santo Anastasio vero. Ah, guarda il Santo Anastasio vero. Io ho ospitato tuo figlio, Sì, so. So tutto. Ora anche lui, giusto? Ma venite insieme. Certo, te lo porto. Vengo molto venite? Volentieri perché non ho mai fatto niente con te. Allora... mi piace, mi manca nella mia carriera, mi manca un'intervista con te. Allora, quando? 20 marzo? Va bene, segnato. 20 marzo? 20 marzo. 20 marzo, va bene? Ma a me va bene. Anche a me. Ok, preparate una cosa insieme, sì. Al di là di raccontare. Sì, sì, bene, okay. Sì. 20 marzo al nuovo Roxy Bar, ok, va bene. Non vero più, adesso me lo scrivi. Scrivitelo. Come vedi, brindo. Cioè, ragazzi, quanta gente che c'è. Allora, tu sei sempre citato da me perché sei l'unico assessore di Bologna che voleva fare con me la mostra del rock. Ci provammo e poi colpa mia, non ci siamo riusciti. No, non colpa tua, non colpa tua. Colpa degli eventi esterni. Quando l'ho fatta con 800 metri quadri in Piazza Duomo a Milano, dopo 15 anni che Bologna mi dice no, mi hanno detto che avevo tradito la sinistra e andato con la destra. È il minimo che ti potessero dire, è andata bene. Va a vedermi Andrea. Sono Paolo Mengoli, Chiara Sagni e Andrea. Allora, tu devi sapere una roba, che il mio primo contratto come DJ lo feci in un ristorante che si chiama Roccolo a Minerbio, dove voi due eravamo a far spettacolo. Eravate a far spettacolo, quindi io facevo il DJ e voi due facevate lo spettacolo. Insomma, come è andato a finire quel locale lì? Di fatti, dopo si è chiamato Roccolo Siffredolo. Avete mai invitato Baci Stellari a tutti? Ma qua. Te ti ricordi quando eravamo con Morandi a fare una fiction? Ogni tanto parlava con te, facevamo la voce del cuore con Morandi, su, e ogni tanto sentivamo te che stavamo, telefonavi a Gianni. Sì, perché stavamo lavorando insieme. Sì. Però io mi ricordo che mi divertì da matti quella serata, perché voi eravate agli inizi, era certo. Nel 77, 78. Sì, sì, sì. Era proprio le prime serate. Esatto. E io facevo il DJ in questo ristorante Roccolo, ragazzi. Te lo ricordi? No. Me lo ricordo benissimo. Ecco. Usted. Ban, a stire avanti, ban. Sì. Sono contento di fare questa cosa di Bologna, perché Bologna, io penso negli ultimi 4 anni, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5... 6 film a Bologna e una serie, Un Amore, che era su Sky, è su Sky, con Corsi, la Ramazzotti, tutta Bologna, dove si vede una Bologna degli anni 70-80 di una bellezza. Era bella tutta l'Italia, ma Bologna era esagerata. E quindi sono contento che anche Mingardi ha fatto una cosa su Bologna. Ma tu adesso abiti a Bologna? Abito a Roma, però io gliel'ho detto a Mingardi. Io vivo in apnea per tornare a respirare quando sono a Bologna. È così. Ciao Andrea. Ciao. Poteva mancare Tobia alla celebrazione di Bologna? Beh, io sono nato nella celebrazione. Che probabilmente molta gente qui, molta gente non sa niente. Non chiamare. Perché? Quando abbiamo fatto Napoli, sì. Te ce l'hai per caso la rassegna stampa? Che ci avevano andato là, che a me me l'hanno andato, io
Capito? Come va la Fondazione Dalla? Bene, bene, abbiamo fatto una cosa bella. Ma Bologna fa qualcosa per Dalla o poco? La città. La città. Ma dai, qualcosa fa, dai. Qualcosa. Sì, sì, dai. Bene. Però dai, ci tieni a Lucio. È che sono in tante che fanno molto per Lucio. Anche da fuori vengono a cantare a Bologna per Lucio, dai. È bello. Senti. Chi è? Tobis! Una foto, questo è il più gran pianista del mondo! Ma questo qua, ma questo qua è un onore, è un onore! Come si chiama? Sai che non lo conosco? Mioli, è il più gran pianista. Sì? Lascia stare. Mioli. Sono stato il pianista di Gualdi per 4 anni. Ah, di Engel Gualdi. E ha fatto, Engel ha fatto con te un brano mio, il Breve Preludio. Ah! Hai visto? Bello. Che l'ha fatto assieme a. A quel ragazzo che suona il flauto. Andrea Griminelli. Quello lì. Andrea Griminelli. Invece tu hai detto che questa è l'Aretha Franklin italiana. Aretha Franklin ha una voce come lui. Ah, sì. Ha una voce come Aretha Franklin. Sì. Beh, sì. È un fenomeno. Ah, sì. Che tipo... Ti voglio e io no. Ha risvegliato i sensi. Sì. Posso baciare? Soccia vita! Cosa vuoi che ti dica? Che sei stato bravissimo in questo film. Ossia, fa tre cose. Lei è un marocchino. No, vabbè, ma te sei sempre... Grazie, grazie. Cioè, Terry nei meteor. Con Jimmy Villotti? Io ho preso il posto di Jimmy Villotti. Ah, ecco. Non lo sa nessuno, indegnamente. Ciao, Dori. Ciao. Sembrano cipollini in salita, eh? Cipollini in salita? Cipollini in salita. Caro Red. A giocare a pallone? Sì. Poi i ginocchi dopo un po' fanno male. Ah sì, guarda che Ancelotti era messo come me, eh? Esatto. Però allora... adesso se mi riprendo il mio posto in squadra c'è sempre. Senti, ma hai visto quanta gente è venuta per il tuo film? Beh, guarda, è venuto per il Modernissimo, per la Cineteca, per il mio film e per Bologna. Speriamo che tutto quagli, non in un applauso di circostanza. Non ci sono stati applausi di circostanza. C'è stata un'enorme ovazione e il discorso finale di Andrea Mingardi, a cui si è unito Gianni Morandi, è qualcosa di... Gianni Morandi aveva gli occhi lucidi, era emozionato. Eccoli. Grazie, forza Bologna! Mi fa piacere che vi siate riconosciuti in qualche via, in qualche faccia, anche di 200-300 anni fa. Beh, oggi c'è stata un po' la presunzione da parte mia di aver rappresentato una cosa non è possibile definirla in una piccola sintesi così. Però dicevo Gianni prima che c'è un pezzettino di noi in ogni strada, in ogni inquadratura, San Luca, il centro, le Baleare, insomma, quindi io credo anche che se noi siamo diventati così, il merito sia anche di Bologna. Perché non voglio cadere, capito? No, mi sento anch'io bolognese, anche se vengo da Longhidone. Senta, questo è un po' io che di lui dicevano che abitava in un posto dove le galline avevano i freni e facevano le uova quadrate. No, ti devo ringraziare per questo atto di amore della nostra città. Io mi sono commosso, ho trovato una cosa proprio di cuore, sentita, vera. Non poteva essere altrimenti, penso, perché tu sei così. Tu sei proprio
un vero bolognese, non so, c'è qualche cosa in te che si veda da quello che hai fatto vedere. Se come te sei mandato a vedere il Bologna anche in Serie C. Sì, la puntiamo sempre sul caso. Però insomma, dai, hai fatto una bellissima cosa e credo che loro, con questo applauso che ti hanno fatto, abbiano dimostrato che hanno gradito, che hanno amato, che ti hanno, che ti dicono grazie. Grazie, Mario. Bravo, bravo, bravo. Digli un po' che Los Angeles abbiamo. Beh, certo, l'anno prossimo si vince l'Oscar. Andiamoci come minimo. Senti, io ringrazio tutti e chiedo scusa a tutte le persone che non ho citato. Primo tra tutti quanti, che, per esempio Tirelli, che ha fatto le musiche e non ha detto niente. Grazie a tutti. Io vorrei aggiungere che spero che questo film si muova da Bologna, perché dà il modo di conoscere ancora meglio la nostra città e credo che in tutta Italia e anche fuori dall'Italia sia un bellissimo documento. Io ci vanno anche al di fuori di Bologna. Attenzione. Beh, sicuro, Bologna è ammirata nel mondo, come hai detto giustamente. Poi io ho cantato assieme a Forrest Whitaker, non so se avete presente, e gli ho insegnato a dire Sosmer. Premio Oscar. Beh, è stata una serata meravigliosa. Io mi auguro che ce ne possano essere tante altre in cui noi ci ritroviamo e ci scambiamo il sangue come stasera, perché abbiamo bisogno di questa sorta di resistenza nei confronti delle brutture del mondo. Noi abbiamo una missione nella vita, quella di esportare l'eccellenza, nel senso non della stupidaggine, ma l'eccellenza, perché noi siamo quelli della mortadella, della paglia sulla spalla, però sappiamo anche da dove veniamo. Grazie, ragazzi. Andrea, grande, siamo anche molto accoglienti, molto accoglienti. Girando l'Italia, anche di Bologna, un po' di sorriso viene. E tu questo ci hai raccontato. Grazie, Daniele. Grazie. Grazie.